Nella serata di giovedì 26 ottobre, presso l'Auditorium San Luigi di Trani, in piazza Mazzini, il consigliere regionale Mimmo Santorsola ha incontrato la cittadinanza per parlare della sua esperienza da assessore regionale all'ambiente, una carica mantenuta per 2 anni. Il consigliere del gruppo Noi a Sinistra per la Puglia, attualmente presidente della 6ª Commissione Formazione Lavoro Politiche Comunitarie, ha reso pubblico a tutti i cittadini di Trani opere, idee e progetti promossi e realizzati nel corso della sua attività assessoriale. Quella della dimissione, diciamo, è stata una necessità. È inutile nascondersi dietro il dito, perché quelle che sono state le vicende politiche dell'ultimo periodo hanno cambiato un attimo gli equilibri politici, e noi sappiamo che tutti i rapporti politici si basano sugli equilibri. La forza dei voti e la necessità di soddisfare chi è stato capace di produrre dei risultati. Però è anche vero che non è, se è dovuto agli equilibri politici, non è sicuramente secondaria valutazione di merito. Cioè, non è che uno fa l'assessore dopo un altro perché è più bravo o è meno bravo, ma è perché si è concordato in maniera politicamente condivisa che sia più giusto che faccia l'assessore Tizio piuttosto che Caio. E questo ovviamente va a mia difesa, ma anche ad avvalorare la scelta nei confronti di chi ha preso il mio posto, in questo caso l'assessore Caracciolo. Immancabile durante la serata un intervento riguardante la questione delle discariche nella BAT, al centro di numerose problematiche e criticità. Mimmo Santorsola ha spiegato il suo punto di vista, annunciando cosa aspettarsi d'ora in poi dalla Regione Puglia. Per quanto riguarda le discariche nel territorio BAT, io credo che sia stato fatto tutto il possibile in tempi precoci rispetto a quelli che sono state le nostre possibilità, sia per Trani, sia per le altre strutture attorno, sia per evitare le procedure di infrazione che erano a carico di 7 discariche nel territorio regionale e di 5 di queste 7 all'interno della BAT. Abbiamo evitato una serie di infrazioni comunitarie che avrebbero gravato moltissimo sulle tasche dei cittadini, e quindi possiamo affrontare in maniera più serena il futuro, sapendo che comunque non dobbiamo né abbassare la guardia né tantomeno tornare ai modi di amministrazione del passato.